Allora, signor, anche io oggi ho imparato una cosa, con questo sistema di registrazione, con questo registratore, lo Screencast Automatic, che tra l'altro consiglio a tutti perché è molto semplice, abbiamo un tempo limite che è di 15 minuti, quindi questo già erano finiti i 15 minuti e ho parlato per qualche minuto da solo, quando non mi sono accorto, non ce la faccio più, preside, la prego. Mi dia un mese di ferie, un buon anno venti, veramente, non ce la faccio più. Sto scherzando, anche no. Quindi continuiamo. E quindi questa, benvenuti nella seconda parte. Quindi continuiamo. Eravamo arrivati qui. Quindi candidato numero 1 a scelta multipla, seconda opzione, candidato numero 2. Ok? Faccio invio, quindi candidato numero 3. Lasciamo ancora spazietto, che dici? Ok. E candidato numero 4, candidato numero 4. Perché 4 candidati? Perché alla scuola secondaria di primo grado i genitori possono esprimere, in base ne devono candidare 4, possono esprimere fino a 2 preferenze. Invece per la scuola primaria vi potete fermare soltanto ad un unico candidato, perché chiaramente è un sistema diverso, una modalità di votazione diversa. Quindi assicuratevi che la risposta sia obbligatoria qui, ok? E la costruzione del modulo di questa pagina è terminata. Andiamo su impostazioni, qui sopra, ok? Vedete impostazioni. E guardiamo, dobbiamo assicurarci che raccogliamo gli indirizzi email, abbiamo la ricevuta di risposta sempre, ok? In modo che abbiamo chiaramente uno sguardo totale su quello che succede. E di solito si limita agli utenti dell'istituzione o di questo tipo di organizzazione l'accesso ai dati, o meglio la possibilità di votazione, solo per questa occasione, perché ci possono esserci genitori che entrano alla votazione o che entrano nella vostra riunione tramite altri codici, quindi altre utenze, quindi con un account che non è quello di Vergagela. Non clicchiamo, limitiamo gli utenti di Civerga, altrimenti non potrebbero votare e probabilmente nemmeno accedere. Quindi non limitiamo niente, potrebbero accedere quindi a votare anche con un altro tipo di account, però che sia Google, ok? Quindi con la loro Gmail. E non cambiamo niente, deve essere tutto bianco, non ci possono essere modifiche dopo l'invio e non vogliamo visualizzare cose, visualizzare i formati testi futuri, perché andiamo adesso a selezionare un'altra cosa. Quindi, ok, questa pagina la manteniamo in questa maniera, raccogli gli indirizzi email, le ricevute di risposta sempre. Andiamo su presentazione. Sulla presentazione non ci deve essere niente, ok? In modo che sia soltanto un sistema chiuso, e possiamo aggiungere un messaggio di conferma. Ad esempio, io aggiungo questo: grazie, la sua risposta è stata registrata. Quando il genitore termina la votazione, comparirà questo messaggio, ok? Potete personalizzarlo come vi pare. Scegliamo una cosa semplice e salviamo. Bene, abbiamo terminato. Abbiamo terminato la costruzione del modulo. Quindi andiamo su invia, questo tasto in alto a destra, ok? A chi lo inviamo? Dobbiamo creare, tramite questo pulsantino carino, un link, ok? Siccome è troppo lungo, lo abbreviamo, abbrevia URL si chiama. Una volta abbreviato questo link, lo copiamo. Qua, copia. Abbiamo quindi creato il modulo. Abbiamo creato il link che poi incollerete nella chat, dove di solito durante i collegi docente, consigli di classe scriviamo non si sente bene, non si vede, il microfono non funziona. Oh, che carina la collega con il foulard. Ciao a tutti, mi sentite? Ok, in quella chat che è visibile quindi a tutti i partecipanti alla riunione, incolliamo questo link. Il genitore quindi lo vede, clicca sul link, gli comparirà il modulo. Quindi gli comparirà questo e può esprimere la sua preferenza, ok? Candidato numero 1, scelta questo indirizzo mail valido, ok, va bene.
Ci poteva essere anche, ma sì, va bene così. Sostanzialmente abbiamo finito. Dove lo salviamo questo modulo? C'è un posto, altrimenti lo perdo? Sì, questi tipi di moduli si salvano automaticamente. Anche se noi lo lasciamo così, usciamo dal computer, rientriamo, si toglie la luce, si stacca il computer, questi moduli si salvano automaticamente all'interno del vostro drive. Che cos'è? Sempre dentro i 9 puntini qua, ok? Andate in drive, che è la pagina proprio dove sono adesso. Lo rifacciamo. Forza gioia, vai Valerino, vai, lavora, lavora pure tu, lavora. Eccolo qua. Ed è salvato, modificato da te oggi, lo troverete sempre qua. E quindi da qui potete poi sistemarlo, cambiarlo, aggiungere delle cose. E lo troverete sempre in memoria. Che cos'è il drive? Per chi non lo sapesse, è uno strumento utilissimo. È uno spazio di archiviazione praticamente infinito per l'uso che semplice che può fare un docente, e potete portare con voi senza pendrive, senza hard disk, senza cose esterne, tutto il materiale che credete, salvato qui dentro. Potete accedervi tramite qualsiasi device, tipo con un cellulare, con un tablet, con i PC della scuola, con i PC di casa, e li avete sempre a portata di mano. Ed è quindi una possibilità di archiviazione enorme, enorme, e in maniera gratuita. Okay? Questa è anche una delle applicazioni che possiamo trovare all'interno dei 9 puntini, grazie alle utenze di Google. Penso che non manchi niente. Allora, intanto usciamo. Usciamo da qui, esci, ok, sono uscito, ok, che cosa dirvi? Intanto grazie, grazie a tutti i colleghi, tutti, per la disponibilità, la voglia di imparare, la voglia di fare le cose bene. Io sono molto soddisfatto perché sono sostanzialmente in contatto continuo con gli altri animatori digitali della provincia e posso dirvi che la Scuola Verga, da quando è successo tutto, è sempre tra le primissime scuole a rendere vere e a rendere reali tutte le indicazioni ministeriali che ci arrivano, e sono molte, complicate, sempre tempestive, sempre con la fretta di raggiungere. Quindi questo è un merito che devo darvi. E oggi siamo di nuovo di fronte ad un'altra sfida. Questa sfida oggi si chiama elezione del rappresentante di classe. E ce la faremo sicuramente, ce la farete tutti, perché insieme siamo una forza, sicuramente insieme ce la facciamo. L'impegno è tanto sicuramente, ma non abbiamo sicuramente paura. Mi ricordo che da marzo era opinione diffusa che era impossibile fare lezione da casa. Era impossibile riuscire a contattare tutti gli alunni, era impossibile riuscire a mantenerli o a dare compiti se non tramite WhatsApp, quindi era impossibile utilizzare un'unica metodologia, un'unica piattaforma, un'unica costruzione, un unico account, che se, addirittura quello scolastico se non istituzionale. Quindi se ci pensiamo bene, da marzo a settembre abbiamo fatto dei passi enormi. E noi come scuola siamo sempre stati appunto pronti al cambiamento, pronti al rispetto delle indicazioni che ci arrivano. Quindi grazie a voi per tutto l'impegno che ci mettete e per tutta la disponibilità. Sostanzialmente niente, la mia disponibilità rimane sempre totale nei confronti di tutti. Vi esorto a rapportarvi con i vostri diciamo, docenti che fanno parte del team digitale a seconda degli ordini, come dicevamo all'inizio. Vi auguro buon lavoro e speriamo che non ci sia nessuna difficoltà, ma sono sicuro che supereremo anche questa. Quindi buon lavoro a tutti e arrivederci.